Sì, oggi ha fatto credo la differenza avere un uomo in più in questo tipo di partite. Gli episodi a volte fanno pendere un po' l'ago della bilancia. Onestamente sono molto dispiaciuto, però adesso davvero non c'è tempo neanche secondo me di analizzare questa partita perché bisogna subito recuperare le energie, lunedì arare il campo per una settimana per andare a Venezia e buttare il cuore. Oggi c'è stato un passo indietro, anche probabilmente due rispetto alle ultime prove. Tu riesci a darti una spiegazione di questa prova sbiadita della squadra rispetto alle altre gare? Una spiegazione è difficile darsela perché in queste partite qua le motivazioni fanno la differenza, però poi gli episodi anche, come ho detto prima, fanno pendere poi l'ago della bilancia da qualche parte, perché non siamo stati premiati, è vero, abbiamo subito tanto e probabilmente abbiamo anche meritato questa sconfitta oggi, però il secondo tempo, l'incrocio dei pali di Machine, l'episodio che a noi oggi ci è mancato mi fa rammaricare tanto perché in queste partite qua purtroppo quando rimani uno in meno la giocata del singolo è l'unico modo per pareggiarla. Ci ha provato Machine da lontano, ci sono state dei traversoni verso Agazzi, però ripeto. Adesso c'è poco tempo per stare qui a parlare di questa partita e lo dico con tutta sincerità perché bisogna andare a Venezia a lasciare il cuore sul campo e fare a tutti i costi i punti che servono in qualsiasi modo, ecco. Qualche modo hai anticipato la mia domanda perché adesso c'è il rischio play-out anche per il Pescara. Insomma, è meglio non fare calcoli perché poi fare calcoli magari toglie quella giusta tensione, magari di scendere in campo con una certa tensione. Bisogna andare lì e pensare che sia una sorta di finale da cui comunque tirar fuori un risultato positivo. Ma guarda, sarei un bugiardo a dire che in questi momenti non si fanno calcoli perché chi gioca a calcio li fa per forza. Però sono pericolosi. Sono pericolosi, però se siamo in questa situazione bisogna adesso andare a combattere sui campi, nel senso non si può avere paura di niente adesso, bisogna tenersi dentro la giusta paura di questo momento, sappiamo che c'è il rischio play-out, però sappiamo che abbiamo una partita e possiamo vincerla. Venerdì incontrerete una squadra che fino alla vigilia della gara di oggi era data in grande forma. Oggi però il Venezia ha perso 5-1. A questo punto probabilmente la squadra lagunare ha un po' esaurito quella che era la sua forza propulsiva. Potrebbe anche non giocare una gara alla morte come invece dovrà fare il Pescara. Quello che insegna il calendario di queste ultime partite lo sappiamo tutti, i risultati che tu ti aspetti poi vengono smentiti ogni volta sui vari campi, perché è così, perché nelle ultime 3-4 giornate succedono di tutto, tra chi ha speso tanto e chi ha raccolto poco. Come ripeto, adesso è il momento solamente questa settimana di arare il campo con tutte le nostre forze per andare a Venezia e fare veramente la partita della vita.